quindi le proprietà delle linee di campo. Allora, noi abbiamo già visto intanto che per cariche puntiformi, come sono fatte le linee di campo, che proprietà hanno? Sono radiali, poi sono uscenti se la carica è positiva, invece sono entranti se è negativa. E qui posso fare un disegnino tanto per farci capire come sono fatte le nostre linee di campo. Poi vi ho detto che in generale, quindi non solo per le cariche puntiformi, la densità delle linee di campo, quindi delle linee di campo, è proporzionale all'intensità del campo elettrico. Quindi se io sono in una zona dove ho in un piccolo spazio tante linee di campo, significa che lì il campo è molto intenso. Se invece sono molto diradate, vuol dire che il campo lì è molto debole. Poi, altra cosa che abbiamo visto, che legame c'è se io ho una linea di campo e voglio e vi chiedo quanto vale il campo elettrico in questo punto qui. Il vettore campo elettrico è tangente alla linea di campo, quindi ragazzi, cosa vuol dire tangente? Che lo tocca in un solo punto, e che se io faccio uno zoom un milione per, la linea di campo si va a confondere con il vettore campo elettrico, ok? Se invece poi io ritorno indietro in modo globale e ho una visione dall'alto, si discostano, ok? Ma zoomando in questo intorno, la linea di campo e il vettore campo elettrico sono la stessa cosa, non si capisce che è uno e che è l'altro, ok? Anche perché cos'è la linea di campo? Nient'altro che l'insieme di tutti i vettori campo elettrico disegnati punto per punto, ok? Quindi il campo elettrico è tangente alla linea di campo in quel punto, punto per punto. E ultima cosa, che è scontata ma non l'ho detta, quindi forse scontata non lo è che se io ho due cariche di valore diverso, io devo anche disegnare diverse linee di campo, cioè dal punto di vista grafico, ok? Il numero di linee che escono o entrano, dipende se è positiva o escono o entrano, dipende se il generatore è positivo o negativo, è proporzionale alla carica generatrice. Faccio subito un esempio così ci capiamo. Quindi sfruttando queste quattro possiamo creare le nostre linee di campo. Faccio un esempio. Immaginiamo di avere una carica di 10 coulomb e invece una carica solo di 5 coulomb. Ecco, domanda, quante linee di campo vengono create? La risposta è infinite, perché ogni punto. Però se io dovessi disegnarle in modo proporzionale, ne disegno il doppio, ok, di quella della carica positiva. Quindi qui ne potrei disegnare 4, beh, ne disegno di più. Quindi se qui ne disegno 40, qui quante ne disegno? 20 o 80? Ragazzi, ho detto che il numero di linee di campo è proporzionale alla carica. Se qui ne disegno, se qui disegno 20 linee, qui ne disegno? Oh, ragazzi, 5 è la metà di 10. 10 linee, ah, ok. Se qui disegno 2 linee, qui ne disegno? Una, non sto facendo cose difficili, eh. Ok. Se qui ne disegno 10,
5, ok. Faccio così. Ne disegno 8 di qua e 4 di là. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mentre di qua ne disegno solo 4. Poi bisognerebbe disegnarne di più. Ma uno come fa adesso, ragazzi, a disegnare quindi il campo di dipolo? Cioè le linee di campo del sistema più o meno. Non è banale. A un certo punto è come se, ok, quattro di queste linee rosse si combinano con le altre. Ma il campo è talmente intenso, ok, che tutte le linee non si chiudono su se stesse. Quindi significa che questa magari viene piegata dalla presenza di quella là, però molto poco, ok? Anche questa, ok, magari viene colpita da questa, questa da questa, però tutte le altre, questa va dritta e se ne va, no? È talmente intensa che non viene colpita. Quindi non è banale cioè non è banale poi riuscire a disegnare tutti, poi in realtà bisognerebbe disegnarne molte di più. Quindi se mettessimo una carta o qualcosa su quelle linee? Questa è una domanda bellissima, questo non sarà nel video, però è una cosa molto bella. Poi lo metto nell'altro video. Riprendo. Quindi dato state capendo che disegnare le linee di campo non è banalissimo se ho delle cariche, se non c'è simmetria. C'è un disegnino sul libro che ci fa capire come si disegnano. La domanda è, se io prendo una carica sonda positiva qui, cosa succede? Allora la risposta è, avendo la linea di campo, disegno il vettore campo elettrico che è tangente alla linea di campo, ok? E per una linea dritta è facile, è questa qui. E cosa fa una carica positiva se sento un campo verso sinistra? Sento una forza verso destra o sinistra? Con carica positiva? Sinistra. Sinistra. Quindi fisicamente lei sente una forza che la spinge verso sinistra. Se avevo una velocità verso destra, cosa succede? Che pian piano rallenta per poi seguire la linea di campo. Quindi le cariche positive cercano di allinearsi alle linee di campo, ok? Ma invece se ci mettivi una carica negativa? Tipo, immagina di prendere una carica negativa e di metterla qua. Tu disegni il vettore campo elettrico, che fa così, e quindi significa che questo meno sente una forza verso destro, cioè come E o contro E? Contro, perché F uguale a Q per E ci dice che in questo caso F ed E sono opposti. Quindi l'elettrone sente una forza che lo spinge di qua, mentre qui la forza lo spingeva nella stessa direzione. E infatti, ragazzi, fisicamente, pensateci, qui c'è un meno, no? Qui c'è un più e qui c'è un meno. Fisicamente lui dove gli piace andare? Verso il più. Quindi tutto torna, ok? Qui avevo un più che semplicemente cosa fa? Scappa da un più. E qui ho un meno che semplicemente va a dirigersi verso il più scappando dal meno.